Siamo all'Impact Arena di Bangkok, dove si svolge il 32esimo salone dell'auto, il più importante per i mercati del sud-est asiatico. Molte le novità che andremo a scoprire insieme in questa visita guidata. L'idea del salone di Bangkok è da attribuire all'editore Prakin Amlunlov, che nel maggio del 79 ebbe l'intuizione di mostrare al pubblico thailandese quanto di meglio l'industria dell'auto avesse da offrire. Giunto alla 32esima edizione, il Motor Show di Bangkok è oggi il salone più importante di tutta l'Asia, con oltre 2 milioni di visitatori nel 2010. Presenti tutte le principali case automobilistiche straniere, a eccezione dei brand più esclusivi come Ferrari, Lamborghini & Company, forse in virtù dei pesanti dazi doganali che gravano sulle auto di importazione, circa il 100%, che rendono di fatto le nostre fuoriserie praticamente inarrivabili, anche ai sempre più numerosi ricchi thailandesi. I dazi doganali non impediscono però di vedere su strada sempre più spesso vetture come Mercedes, Audi e BMW, che pure costano milioni di baht, mentre la maggior parte del circolante è giapponese. Non a caso tutti i principali costruttori del Sol Levante possono contare su impianti produttivi locali che permettono di offrire prezzi d'acquisto concorrenziali e fanno della Thailandia il maggior produttore al mondo di pick-up, uno dei mezzi a quattro ruote preferiti nella zona, facendo di Bangkok la Detroit dell'Est. Proprio questa tipologia di veicoli domina la scena degli stand, a cominciare dalla prima mondiale del prototipo Chevrolet Colorado. Il salone di Bangkok ha rappresentato per la casa americana l'occasione ideale per celebrare il centenario esponendo i pick-up che hanno segnato la sua storia. Il Superior Serie X del 1926, il Serie 3100 Stepside del 1956 e il pick-up che ha partecipato alla 10.000 miglia Old Way Expedition del 2005 facevano da degna cornice alla Show Car Colorado che delinea l'orientamento futuro di Chevrolet. In bella mostra sullo stand anche la Cruze WTCC, campione del mondo 2010, a calamitare il folto pubblico e gli obiettivi dei fotografi. L'attenzione ai mercati del sud-est asiatico è testimoniata anche dalla presenza di marchi come Ford, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, ma non mancano produttori cinesi come Chery e malesi come Proton. E naturalmente i costruttori premium, BMW, Porsche, Mercedes, Lexus, Volvo e Jaguar. Non mancano neppure le due ruote, con i maggiori marchi rappresentati direttamente attraverso le proprie filiali. Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki, ma anche Wuling Motors e vari produttori locali a dir poco originali, che espongono moto più simili a giocattoli che a veri mezzi di trasporto. La sempre crescente necessità di mobilità dei mercati emergenti deve fare i conti con l'inquinamento, la congestione del traffico e i costi esorbitanti di acquisto e mantenimento di auto e moto, ma di propulsione ibrida e elettrica si parla ancora molto poco. La tendenza è piuttosto quella di affrancarsi dalla dipendenza dal petrolio di importazione e sfruttare piuttosto i ricchi giacimenti di gas a nord del paese. Un esempio? Gli oltre 5.000 taxi di Bangkok viaggiano a GPL. La risposta giusta per la mobilità sostenibile del futuro potrebbe quindi arrivare da Oriente, con una ricetta, peraltro già ben nota anche da noi. Hey, 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 hey.